Innamorati. Tratti e ritratti dedicati all'amore. La grande odalisca, la Grande Odalisque, è un dipinto a olio su tela, 88,9 cm per 162,56 cm, di Jean-Auguste Dominique Ingres, realizzato nel 1814 e conservato dal 1899 nel Museo del Louvre di Parigi. Riferendosi al dipinto, il professore d'arte Robert Rosenblum la definì «una pigra creatura dell'harem, i cui piedi non sono mai stati segnati o sporcati dall'uso, l'odalisca è presumibilmente in mostra passiva per il nostro diletto». Giace reclinata nel lusso vattato, accarezzata da rasi, sete, pellicce e piume. Louis de Commenat la descrisse in questo modo. Lei volta verso lo spettatore una testa incurante, con la consapevolezza di essere bella. Lei non è nuda per insolenza, ma per tranquillità e serenità. Senza lacrime di rimorso, senza modestia e senso di allarme, lei aspetta. La sua bellezza non la stimola. Sorprendentemente bella da un punto di vista puramente materiale, così fiera di sé e così distaccata sia con il presente che con il futuro. Messo in evidenza dalla scrittrice Fatima Mernissi, la donna di Ingres è nuda, sebbene le vere odalische fossero sempre vestite. Ciò è stato interpretato criticamente come il risultato di una visione distorta e lasciva che l'Occidente aveva durante l'Ottocento nei confronti di culture distanti, quale quella islamica. La grande odalisca fu commissionata nel 1814 all'artista Jean-Auguste Dominique Ingres dalla sorella di Napoleone Bonaparte, Carolina. La donna aveva sposato il generale Gioacchino Murat, divenuto re di Napoli nel 1808, e voleva che il dipinto facesse da pandan a un altro dipinto di Ingres raffigurante una donna nuda dormiente. Venne presentato nel 1819 al Salon di Parigi e i giudizi non furono tutti positivi e in particolare la critica rimproverava all'artista di non aver descritto perfettamente l'anatomia del corpo della grande odalisca. Ingres è l'ultimo grande artista della pittura classica. Era stato allievo di Jacques-Louis David e riesce a diventare l'interprete perfetto di una stagione di passaggio e che stava già subendo l'arrivo del romanticismo.
La grande odalisca, quindi, è una figura di donna tipicamente ottocentesca, una donna che non è più sottomessa, ma è in grado di dominare il proprio corpo e lo usa. È bellissima e ha uno sguardo sicuro di sé, con un atteggiamento che le donne imparano ad assumere proprio in quel periodo storico, denso di cambiamenti. La grande odalisca di Ingres si trova al Louvre dal 1899.